Allora, stasera riempiamo insieme questa fantastica lavastoviglie Power Clean Sesto Senso di Whirlpool per farvi capire quanto non sia pratico chi l'ha progettata. Ora, ha dei bellissimi cestelli regolabili d'altezza che per far stare le pentole nella parte sotto devono obbligatoriamente essere regolati con tutta l'altezza sollevata. Le pentole a questa fantastica modalità per tenerle in piedi in maniera che là in fondo ci sono i getti che lavano. Peccato che ne mettete solo una perché ci sono i manici in su non possono stare perché toccano, in giù non possono stare perché toccano. Passiamo quindi a caricare con un coperchio che qui non ci sta perché è obliquo, qui dritto non ci sta perché lo spazio qui è inferiore rispetto a quello che c'è di là, quindi il coperchio va troppo in là e non vi permette di caricare nient'altro qui, quindi lasciamolo qua. Un piatto piano, mettiamolo qui, stesso discorso del coperchio. Poi passiamo alle fondine. Fondine possiamo metterle magari qua, ma qui non ci mettiamo più nulla. Viceversa, se le mettiamo di qui, di là non ci mettiamo più nulla. Quindi le fondine le mettiamo qui, nei 5 posti grandi che ci sono dietro, quindi auguratevi di essere al massimo in 5 in casa perché altrimenti non ci mettete più piatti, perché le fondine poi giustamente per gravità cadono in avanti. Messe le nostre fondine, abbiamo un colapasta che a questo punto non so più dove mettere, morbido, tra l'altro un colapasta morbido, mettiamolo qua in qualche maniera. Questa pentola me la porterò a casa perché la mettiamo, non so, qui, proviamoci, così. Il fantastico cassetto delle posate e nel cestello qui sotto, con questi bellissimi ripiani regolabili in altezza per mettere le tazze e i bicchieri, che però toccano sul cestello delle posate e se c'è sotto appena appena qualcosa che spinge si incastrano e non vi permettono più di aprire il cestello. Tazzine, vanno qua, quattro tazzine perché là ci vanno i bicchieri perché sono più alti, mentre questi sono quelli bassi per le tazzine. Mettiamo un pentolino sopra per forza perché sotto non ci può stare, visto che è pieno. Ci mettiamo un colino. Ci mettiamo un mestolo. Ora, abbiamo mangiato in quattro, vedete che tocca bene, la lavastoviglie è praticamente piena. Questo è il concetto di lavaggio dei piatti secondo Whirlpool.